Ci spostiamo in Indonesia, una colonna di fumo, villaggi coperti di cenere, 14 vittime per l'eruzione del vulcano Semeru. Il corrispondente Marco Clementi. Un cielo nero in pieno giorno. La violenza del vulcano Semeru sull'isola di Java in Indonesia è così forte da oscurare il sole. L'unica salvezza per loro è una fuga disperata. Si piangono i morti, decine i feriti per le ustioni, una dozzina di persone sono state estratte vive, in migliaia costretti a lasciare le proprie case, che ora si presentano così. Uno strato di cenere e fango dopo le piogge della notte, un paesaggio lunare e spettrale. In tanti hanno passato la notte in rifugi e moschee. Ci risiamo, serve tutto, cibo, bevande, e non sappiamo quanto durerà ancora questa volta. È la cintura di fuoco del Pacifico, dove la placca oceanica sprofonda sotto quelle continentali, America e Asia. Il 90% dei terremoti avviene qui. Nel 2004 lo tsunami devastante a Banda Aceh, 230.000 morti, 500.000 di feriti. Nel 2018 l'eruzione ha fatto 400 vittime, poi di nuovo a dicembre dello scorso anno. Semeru, o anche Mahameru, la grande montagna, come la chiamano gli abitanti di qui. Luogo sacro nella mitologia indo-buddista, dimora degli dei, quando sono in collera non si sa come placarli. Una storia di coraggio.